Siamo qui questa sera con l'ex sindaco di Casaggiove, Peppe Vozza, per l'apertura di questo nuovo progetto, quindi per la presentazione di questo progetto alla cittadinanza di Casaggiove. Allora Peppe, diciamo prima il titolo di questo progetto e il perché di questa presentazione. Questa cosa io l'ho spiegata abbastanza, però è giusto precisarla. Niente, è un tentativo di creare un cantiere dal basso. Se volessimo usare una metafora, potremmo dire, una metafora che prendo un po' dal mondo della scuola, dove si parla oggi di scuola capovolta, potremmo dire la politica capovolta, cioè nel senso che una politica che non nasce dal vertice ma che deve nascere dalle basi. E per la verità questa cosa, più che dall'esperienza di sindaco, mi nasce da un'esperienza associativa, dall'abitudine e l'attitudine a condividere dei progetti, a dialogarli. Allora io credo che in questa città sia importante che un programma nasca dalla condivisione, da una rete più ampia possibile. Sì, allora Peppe, condivisione, quanto è importante questa parola e se oggi le forze politiche devono rifarsi a questa parola, che appunto è condivisione? Guarda, io credo che noi veniamo da una storia politica, soprattutto negli ultimi 20 anni, in cui c'è stato un allontanamento completo delle persone dalla politica. Se oggi parlassimo con un giovane, molto probabilmente ha un concetto della politica come qualcosa di lontano, se non di sporco. Io credo che bisogna recuperare questo valore, cioè la politica è un servizio fondamentalmente alla città, è un fare il bene comune. Allora è necessario riattivare dei processi di condivisione, di partecipazione. Questo significa appunto recuperare al bene comune la città. Certo, questo non è una cosa semplice, è una cosa che appunto, perché parla di condivisione, è aperta a tutti, non ci sono delle primogeniture. Io stesso, diciamo, in questa cosa vorrei fare un atto di amore per la città, che mi nasce appunto dall'esperienza di servizio associativo, diciamo nel sociale, che ho vissuto in questa città, e perché no, anche dalla mia esperienza di sindaco. E questa cosa mi è stata chiesta, e quindi io la faccio realmente perché mi è stata chiesta, pronto a fare un passo indietro, come credo che tutti debbano fare. Cioè, se vogliamo costruire qualcosa, bisogna che le persone, e soprattutto quelle che hanno avuto una responsabilità in questa città, facciano un passo indietro per condividere un progetto e guardare e fare insieme 10 passi avanti. Peppe, oggi è tanto difficile usare la parola rinnovamento nella classe politica casaggiovese? Questo non lo so, io credo che la scommessa reale passi, come ti dicevo, attraverso una reale partecipazione, cioè attraverso una condivisione dei programmi, attraverso una rappresentatività delle persone che sentono per esempio il dovere di, diciamo, rendicontare il proprio mandato con continuità, quindi incontrare i cittadini almeno 2 volte al mese attraverso dei bilanci partecipati. Cioè, credo che il tessuto della partecipazione non è qualcosa che si improvvisa, si crea piano piano, e sicuramente credo che noi, che abbiamo anche avuto un ruolo politico importante per questa città, dobbiamo in questo senso dare una testimonianza, dobbiamo in questo senso essere un volano perché questo sia possibile. Peppe, cosa pensi della situazione politica attuale qui a Casaggiove? Ma guarda, io anche su questo devo dirti, insomma, io certo, vivendo la città, vedo che sicuramente c'è meno partecipazione, c'è un tessuto sociale meno vissuto, molte persone insomma vivono Casaggiove come un dormitorio, però anche su questo io non vorrei che si partisse sempre da giudizi. Vedi, in questi giorni, anche su questa esperienza che ripeto oggi sta nascendo, oggi ci incontriamo, tra l'altro neanche con la città, ci incontriamo con alcuni cui è arrivata la notizia, e poi diciamo la vera scommessa, diciamo anche un po' utopica, è quella poi di incontrare realmente le associazioni, i cittadini, perché loro dovrebbero essere, diciamo, il verbo. Allora dicevo, c'è sempre un po' la tendenza alla polemica, no? Su tutto. Io credo che invece questo bisogna superarlo ampiamente, cioè, e quindi anche rispetto ai giudizi, io credo che noi non dobbiamo dare giudizi, qui bisogna guardare al futuro. Credo che ogni persona, anche in campagna, diciamo, in campagna elettorale, soprattutto nel momento dell'elezione, avrà un giudizio su chi ha amministrato questa città. Però credo che dare sempre giudizi negativi, condannare altro, come valeva anche per me, voglio dire, vale anche per le amministrazioni che ci hanno preceduto, credo che noi dobbiamo imparare a guardare al futuro. Allora qui si tratta di cominciare a lavorare per costruire qualcosa per il futuro e prendere quello che di buono ogni amministrazione, in buona fede, perché io ritengo che i sindaci di questa città negli anni comunque abbiano vissuto le loro esperienze in buona fede per il bene comune della città, anche loro dovrebbero mettersi insieme per costruire. Quindi ripeto, insomma, i toni polemici oggi proprio non servono, servono solo, insomma, a distruggere e non a costruire. Oggi c'è bisogno di recuperare invece un vissuto, di recuperare qualcosa. D'altronde
in questa esperienza io e più volte l'ho detto, tra l'altro non facendo comunicati stampa, voi lo sapete, insomma, nel senso che non è che avevo una voglia di protagonismo, questa è una pagina creata, diciamo abbiamo un sogno, preso anche da uno spunto nazionale che appunto si chiama Abbiamo un sogno, che era un movimento di qualche anno fa, e l'idea è appunto partire da questo sogno perché diventi il sogno di tutti. E io sono il primo a dover fare 10 passi indietro se serve per costruire, cioè se io fossi un elemento di divisione mi farei indietro. E in questa cosa, come ti dicevo, tutti sono stati invitati, cioè non c'è una preclusione. Certo, ci saranno delle regole, certo si pretenderà, ma questo lo dovranno dire, ripeto, le associazioni, però fondamentalmente ci sarà un codice etico, si pretenderà per esempio che gli eletti debbano rendicontare, debbono mostrare quelli che è il proprio reddito, cioè vuol dire, ci sono delle regole di comportamento che vanno a costruire appunto quella figura del politico che dovrebbe essere uno che lavora per il bene della città. Senti Peppe, un'ultima domanda. Tu sei stato vincente con il centro-sinistra quando hai governato la città di Casaggiove. La mia domanda è questa: cosa deve fare il centro-sinistra casaggiovese per tornare a vincere, e se ci sarà un nuovo Peppe Vozza all'interno del centro-sinistra? Guarda, io credo che anche questo ormai è uno schema un po' superato. Io non rinnego la mia appartenenza al centro-sinistra, sono uomo di sinistra, tra l'altro anche, diciamo, però quello è stato un momento storico importante in cui c'era una forte divisione, si votava anche con un sistema diverso, questo ce lo dobbiamo dire. Credo che oggi bisogna mettere insieme le persone di buona volontà, di destra, di sinistra, di centro, cioè le persone che hanno veramente a cuore il bene della città. D'altronde si vota con liste civiche, certo. Nel mio identikit di un politico io vedo per esempio fondamentale gli interventi sociali, gli interventi per sviluppare il lavoro, quindi diciamo delle idee di sinistra personalmente le ho, però credo che realmente bisogna mettere insieme le persone per bene di questa città, ce ne sono realmente tanti, le persone che hanno a cuore il bene della città, i giovani soprattutto. Credo che l'altro aspetto fondamentale di rilancio, e questo io l'ho detto in tutte le salse, d'altronde questa iniziativa nasceva anche da questo, e cioè persone più esperte che in qualche modo diventino dei garanti, diventino le persone che lavorano con parità insieme ai più giovani, ma per dare spazio ai più giovani. D'altronde io ho fatto il sindaco a 34 anni, voglio dire, insomma, e credo che sia importante, anche il cambio generazionale sia qualcosa di importante. Ringraziamo Peppe Vozza per averci concesso l'intervista. Peppe, un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casaggiove. Beh, come sai io vi stimo molto perché siete delle persone che stimano tantissimo, siete sempre sul pezzo e sulla notizia. Credo che in questa città avere insomma questa informazione continua, anche molto utile, insomma, vedi la questione dell'acqua ed altro, sia una cosa anche stimolante. Credo che anche quando fate delle critiche, insomma, io fossi politici le vedrei sempre come qualcosa di stimolante a cui rispondere con i fatti. E quindi anche voi però qualche volta qualche polemichetta in meno provate a farlo, ma ripeto, credo che siete una cosa molto importante, una cosa bella, e devo dire che in questo le nuove tecnologie aiutano tanto, insomma questo vi dà la possibilità di essere subito nelle case, e credo che i vostri lettori siano davvero tanti. Ringraziamo Peppe Vozza per averci concesso l'intervista, per Vivi Casaggiove e tutto.